Ed eccoci di nuovo insieme anche in questa giornata di Santo Stefano, grazie davvero perché insomma queste feste ci coinvolgono sempre e anche in questi giorni di festa io vi ricordo come restare sempre in contatto con la nostra redazione. Molto semplicemente basta scrivere una mail al nostro indirizzo di posta angoli@espansionetv.it e questa sera è venuto a trovarci davvero un amico che è un grande regalo di Natale, anche se Natale era ieri, ma insomma oggi lo festeggiamo con te. Grazie per essere qui a Simone Tommasini. Ciao. Ciao a tutti, ciao Dori. Grazie. Ciao. Buon Natale. Buon Natale. Auguroni. Grazie davvero. A tutti. Anche se è stato ieri. Però insomma in questi giorni di festa si continua a farsi sacco di auguri ed è sempre una bella cosa. E soprattutto a raccontare le belle cose in questo caso che hai fatto tu, perché sei arrivato da un viaggio straordinario, un viaggio lontano a Cuba, dove tu insomma sei stato testimonial per un'associazione comasca che appunto si chiama ACCI, Associazione Comasca per la Cooperazione Internazionale, per la quale insomma tu fai tante belle cose, con la quale collabori e sei andato addirittura dall'altra parte del mondo. A fare cosa? Ma un po' per curiosità, sinceramente, perché quando dico sia un progetto mi piace proprio anche fisicamente toccarlo, no? Io quando ho conosciuto appunto i responsabili di questa associazione, il dottor Paolo Mascetti che è il presidente, Franco Mercuri che mi ha accompagnato, che da anni si occupa proprio sul territorio di questa associazione, ho deciso, visto che ogni anno loro fanno una cena molto particolare che si chiama Cena dei Popoli, dove raccolgono tutti questi soldi e poi li devolvono nei vari paesi. Infatti hanno già comunque risposto a tante esigenze, sì, nei paesi lontani. Tantissimi, tantissimi. Per esempio sono stati in tantissime parti, dal Brasile, in molte parti, soprattutto il Sud America, perché è un pochino conciatino, tra virgolette. Certo. E in modo particolare Cuba. Cuba è il posto dove sono stato io, dove sono stato da 2 anni, e da 2 anni che ci vado. E quest'anno ci sono stato doppiamente coinvolto, perché sono andato sia per godermi Cuba come sole, come mare, come gente, come calore, come mondo. Insomma, dove ti sei trovato sicuramente sì, molto bene. E come artista, perché per la prima volta nella mia vita sono riuscito a suonare in un paese così lontano, a portare un po' della nostra Italia, un po' della nostra Como. Anche perché c'era stato un tentativo precedente, c'era già una programmazione dei tuoi concerti. Sì, lo scorso anno c'erano un paio di concerti già stabiliti. Ero sull'aereo e hanno dato la notizia che della morte di Fidel Castro. Io poi ho vissuto il lutto cittadino loro per 10 giorni. Sono stato lì. Situazione. Sì, e la cosa bella è stata che ho visto diciamo tutta la procedura del funerale di Fidel Castro e ho vissuto con loro il loro lutto e ho visto una Cuba completamente diversa da quella che ho visto quest'anno. L'anno scorso c'erano tutti, immaginati, no? C'erano tutti, certo, i negozi chiusi, non si poteva neanche accennare un momento musicale, di gioia, niente. Chiaro. E invece quest'anno, appena sono sceso dall'aereo, era un'atmosfera tutta completamente, sì, esatto, diversa, che peraltro ti appartiene molto, perché insomma tu hai la musica dentro, sei, sì, solare, io... sei appunto una persona che sa comunicare moltissimo e quindi insomma lì stavi benissimo. Sì, io appena sono sceso dall'aereo subito ho percepito la loro solarità, perché ecco una cosa che racconto spesso alla mia bambina è il fatto che loro nella difficoltà riescono sempre a trovare riescono sempre a tirare fuori il coniglio dal cilindro, no? Riescono sempre a trovare un momento per sorridere, un momento per stare bene, un momento per vivere in serenità. Che questo è anche un po' tipico dei paesi latini, ma sì, anche di noi italiani, che sappiamo, sì, sempre risolvere, sì, le cose. Sì, quello sì, però a volte noi lo dico sempre, noi abbiamo tante cose, a volte siamo sempre un po' arrabbiati, non lo dico soprattutto in questi giorni un po' di Natale, di festa, dove magari la serenità, il fatto della familiarità, di stare tutti insieme, quindi tutti porta molta bontà, molta tranquillità. In realtà sarebbe bello estenderlo anche per tutto il resto dell'anno, no? Certo. E a Cuba vedo questo, cioè è Natale tutti i giorni lì, anche se non hanno niente da mangiare, ed è lì la cosa che io percepisco. E quando ho cantato, come vedo in queste immagini, quando ho cantato in questo teatro, soprattutto la prima data che è questa, dove ho cantato questa canzone che è di T, hanno incominciato a mandarla alle radio. E quindi intanto hai iniziato anche a
cantare in spagnolo. Sì, a cantare in spagnolo, ho inciso un disco che appunto si intitola De Ti, che sono 6 brani miei, tra cui anche la canzone di Sanremo È stato tanto tempo fa, che in spagnolo è Che vuelo, e che appunto ho inciso queste 6 canzoni e loro si sono innamorati di questa De Ti e hanno cominciato a trasmetterla, soprattutto una radio importantissima lì, che è Havana Radio. Havana Radio è come se fosse per noi la nostra radio DJ, per dire. Certo. No? E l'hanno incominciata a passare, mi hanno invitato più volte nel loro studio ed è stata per me un'esperienza incredibile, perché immaginati, cioè anche lì non è molto facile entrare, no? Cioè c'è tutta una procedura da fare, e poi sono uno dei pochi cantanti che è anche riuscito a esibirsi, perché non è così facile. Insomma, comunque lì c'è le cose dittatura, stanno cambiando, ma lentamente, piano piano, non è tutto all'improvviso. No, Raul sta cambiando molte cose, parlando con la gente mi dicono che Raul è quello che in realtà ha portato molta più innovazione, no? Poi Franco Mercuri, che io adoro, che è una persona che mi è stata al fianco e che poi lui, ecco, è lui il vero, diciamo, il vero genio, l'ideatore di tutte queste belle iniziative. Sì, perché la cosa che mi ha colpito tanto di Franco, sai cos'è? Che lui non ha figli, non è sposato e ha dedicato tutta la sua vita a far del bene. Ha lavorato 40 anni all'ospedale Sant'Anna ed è stato caporeparto in diversi reparti. E ha dedicato Quindi è un medico, ricordiamo. Sì, ha dedicato tutta la sua vita per gli altri, e io quando sono arrivato lì e vedevo che tutti lo riconoscevano, che tutti, cioè, sembrava, capito, il Vasco Rossi della medicina. Esatto, e quindi io ero contento per lui, no? Come ti sei sentito nel fare parte, insomma, di questa coppia, di questo progetto, nell'essere lì, avendo alle spalle, insomma, un ricordo da parte dei cubani di qualche cosa di molto bello e tu entravi a farne parte? Vedevo l'entusiasmo, no? Vedevo. Poi tipo l'anno prima, l'anno appunto che era morto Fidel Castro, lui aveva portato tutte le parti, diciamo, degli occhiali, le montature senza le lenti, perché lì ovviamente tipo quest'anno hanno dedicato parte del ricavato della Cena dei Popoli per il diabete, no? Quindi l'anno scorso invece per l'ottica. E c'erano delle persone che per strada riconoscevano Franco e dicevano: ma guarda, e gli facevano vedere la montatura, perché certo, le aveva portate lui l'anno scorso. Quindi, cioè, queste cose succedono, credo, solo in un paese come Cuba. Quindi, fatto, ricordiamo, è un'associazione che cerca davvero di aiutare laddove c'è tanto bisogno. Sì. La nostra piccola Como, riuscendo a entrare. Però nel mondo, insomma, davvero riesce a fare tantissime cose, soprattutto quando si parla di salute, questa è una cosa bella. E tu, benissimo, insomma, sei entrato in questo bel progetto con la tua musica. Sì. Anche tu, appunto, da Comasco hai portato, insomma, sì, la tua testimonianza musicale, che ha avuto un grande riscontro, sì, come abbiamo visto. Sì. Le radio hanno risposto molto bene. Molto bene. Poi ho visto anche... portato a casa da questa esperienza nel tuo cuoricino, che hai anche appeso oggi al collo? Ma io... Che cosa è accaduto dentro di te? Ma innanzitutto ho portato a casa tanta energia, voglia di fare. Cioè io, anche se magari non li dimostro, ho 43 anni, ho sempre voglia di fare, è uno spirito da ragazzino, cioè ho sempre voglia di innovazione anche nella mia vita artistica, per cui io non so se ci tornerò, spero di sì, perché mi è piaciuto tantissimo ed è un ambiente che mi è anche molto familiare. Proprio io con i cubani riuscivo, infatti molti cubani mi dicono: ma sembri più cubano tu di noi, no? Nel senso, perché proprio per come sono fatto anche, no? E ho portato a casa il loro temperamento, loro sono sanguigni. Cioè, ecco, una cosa che hanno loro è la genuinità, quella che a volte magari un pochino noi la perdiamo, perché quando magari ci dobbiamo preparare un incontro, anch'io, no, lì, oddio, adesso devo cantare in spagnolo, adesso devo parlare in spagnolo, adesso devo dire: oh, io sono Simone, sono il cantante italiano, cioè invece poi quando sono salito sul palco ho capito che di fronte avevo persone normalissime che, anche se parlavo in italiano, mi ascoltavano uguale e capivano tranquillamente quello che volevo dire. Ecco, artisticamente, quindi, parlando, davvero, sì, tanti artisti italiani sono, sì, molto amati. Sì, sì, sì. Ecco, tu come hai vissuto questo confronto, non con gli artisti, ma con il popolo, il pubblico, insomma, sì, sì, che sicuramente ti ha accolto a braccia aperte? Guarda, io ho visto che là
quello che impazza della musica italiana sono ancora i vecchi successi, quindi tipo Volare, cioè quando ho fatto, io a un certo punto l'ho accennata al pianoforte, ovviamente è venuto giù il teatro, e questo mi fa onore, ci fa onore come italiani, perché vuol dire che la nostra musica è veramente amata ed è cultura, no? Quindi ovviamente, e poi ho rifatto, io pensavo ovviamente di fare un omaggio anche a Lucio Dalla, perché ero al pianoforte, ho detto vabbè, rifaccio Caruso. Cavolo, la sapevano a menadì, cioè sapevano qualsiasi parola e lettera, quindi dico, vedi, la musica, ecco, una cosa che non divide le popolazioni sono poche cose, sono i colori, perché i colori sono uguali dappertutto, e la musica sono quelle le note. Poi la puoi cantare in un modo diverso, però. Certo, però quello è. Simone, adesso i tuoi progetti quali sono? Se ci sono. Sì, io... E se ce li vuoi raccontare, ovviamente. Io sto scrivendo un nuovo disco, sto scrivendo delle nuove canzoni, sto collaborando con altri artisti, continua l'avventura con il mio Simone Lab, che è il mio laboratorio di cantautori, continua l'avventura con Paolo Meneguzzi con la Pop Music School, faremo un altro musical dopo il successo di Romeo e Giulietta dell'anno scorso. Che conosciamo bene, quindi tornerete qui ad anticiparlo, sì, perché vogliamo saperlo prima di tutti gli altri. Quest'anno è Fame. Sarà un rifacimento di Saranno famosi del programma, certo, il telefilm che ci fu negli anni 70. E il mio sogno è quello di continuare, infatti sotto l'albero io quest'anno ho rimesso la solita letterina, cioè quella dove dico che vorrei sempre non crescere e continuare a fare il cantante. Perché questa è una cosa che ti piace tantissimo. Sì. E allora io ti propongo una cosa qui in queste giornate di festa, in questa giornata di Santo Stefano, in chiusura del nostro appuntamento di Angoli. Tu hai citato poco fa innanzitutto Sanremo, che tu conosci benissimo perché ci sei stato, hai avuto grande successo, hai citato la musica italiana che insomma è amata nel mondo. E allora io, anche se siamo appunto ancora nel periodo di festa e Sanremo sarà tra qualche mese, insomma tra qualche tempo, ti propongo, parliamone insieme di questa bella manifestazione che tu conosci, se vuoi tornerai per parlarne qui, magari insomma faremo delle cose insieme per portare anche ad Angoli questa bellissima manifestazione che tutti gli italiani amano, ma che davvero è conosciuta in tutto il mondo, quindi mi sembra una bella cosa, e se sei d'accordo insomma già prendiamo questa decisione insieme, ce lo promettiamo, va bene, promessa bene. Del 2018, va bene. Ok, allora io ringrazio tantissimo Simone Tommasini per essere stato qui, ti faccio ancora tantissimi auguri, anche di buon anno. Una cosa che... che tu fai sempre, vero? Perché tutti vorrebbero farlo. Non è vero. Io posso, bene, se tu io posso farlo, bene. Ho perso il microfono, però dico, io posso farlo, lo faccio. Lo fai per tutto, bene, grazie ancora, tanti auguri, e come sempre grazie anche a voi che siete sempre in mia compagnia. Grazie.